Mentre uno degli autori della rapina era stato arrestato subito dopo il colpo finito male, l'altro aveva fatto perdere le sue tracce, almeno fino a qualche giorno fa, quando il 19enne è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere in quanto ritenuto gravemente indiziato dei reati di concorso per rapina aggravata e lesioni aggravate, in seguito ad una violenta rapina avvenuta a fine aprile del 2022. Era infatti il pomeriggio del 29 aprile scorso, quando in corso Genova due uomini, il 19enne e il suo complice coetaneo, a bordo di uno scooter rapinano, dopo una violenta colluttazione, una ragazza di 29 anni del suo Rolex Daytona. Aiutata però da un uomo di 40 anni, la donna nella lite riesce a recuperare l'orologio e a cavarsela con 15 giorni di prognosi per trauma cervicale. I due malviventi invece, non riuscendo nel loro intento, provano a scappare a piedi, ma grazie all'intervento di una guardia giurata di 53 anni, uno dei due viene fermato e subito arrestato dalla polizia, mentre l'altro riesce a far perdere le sue tracce, fino a che, grazie alle attente indagini, i poliziotti lo hanno identificato e localizzato nella città di Napoli, dove è stato raggiunto dall'ordinanza mentre si trovava nella sua abitazione. In manette negli scorsi giorni è finito anche un senegalese di 23 anni con precedenti per aver aggredito una coppia di 50 anni, lei svizzera e lui italiano, mentre si trovavano al McDonald's di Piazza Duca d'Aosta. Lì i due stavano pagando alla cassa la cifra di 10 euro quando il 23enne si avvicina per rubargli i soldi, minacciando l'uomo con un coccio di bottiglia, e mentre poi la donna chiamava il 112, il 50enne ha rincorso il ladro fino all'intervento della polizia, e non è andata bene neanche ad un turco di 23 anni che alle 19 di giovedì sera al supermercato Penny Market di via Antonini ha provato a rubare 200 euro di merce nascondendola nella parte inferiore del carrello, gesto che però non è sfuggito agli addetti della sicurezza, che hanno subito chiamato la polizia che lo ha arrestato per furto.